Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlo della mia skincare, vi faccio vedere che cosa sto utilizzando nell'ultimo periodo. Ho aspettato parecchio per fare questo video perché per trovare una skincare che funzionasse o che cominciasse a darmi dei risultati ci ho messo davvero parecchio, perché ero diciamo più improntata verso il bio, chi mi conosce lo sa, e quindi insistevo con l'utilizzare solo cose biologiche che però ultimamente non mi stavano dando dei risultati, ma non perché non voglio far passare il messaggio che il bio non funzioni, semplicemente probabilmente la mia pelle adesso rispetto a quando sono passata al bio anni fa ha altre esigenze e quindi ha altri bisogni e ci sono cose che funzionano sulla mia pelle più di quanto abbiano funzionato le cose biologiche che ho utilizzato fino a un mese circa fa, perché adesso è quasi un mese che utilizzo una combo di prodotti sia di origine diciamo sintetica che naturale, e devo dire che questa skincare che sto facendo nell'ultimo periodo mi sta comunque dando dei risultati, perché ho avuto problemi abbastanza marcati di impurità, di brufoli con qua sotto, soprattutto ancora ho qualche residuo come potete vedere, ma ero davvero rovinata, molto più rovinata di quando in passato avevo l'acne, avevo bolle anche dove non avevo brufoli neanche quando avevo l'acne, e quindi ho deciso comunque di cambiare un po', di diventare un po' più elastica sotto questo punto di vista, anche informandomi per bene, diciamo con i libri anche della Maudino, insomma, una deve sempre informarsi bene prima di additare un cosmetico come nocivo o come la panacea di tutti i mali. Comunque, siccome questo video penso che durerà parecchio perché la mia skincare è abbastanza lunga ed elaborata, io vi farò vedere sia la mia skincare da giorno che quella da sera, che comunque varia solo di alcuni passaggi, però è abbastanza lunghetta, e quindi direi di cominciare subitissimo col farvi vedere i prodotti che sto utilizzando in questo ultimo periodo. Cominciamo con la detersione. Comincerei con il mostrarvi due prodotti, perché io effettuo la doppia detersione, però la effettuo soltanto la sera, e per il momento sto utilizzando due prodotti di un brand coreano che si chiama The Face Shop. Vi ho recensito questi prodotti in un mio video, quindi vi lascio il link in una scheda. Vi ho recensito, a dire il vero, il tonico e questo. L'olio ancora non ve l'ho recensito perché questo l'ho comprato poi in un secondo momento. Comunque, i due prodotti in questione sono questi. Si tratta di un gel detergente, anzi no, un gel, è una crema in realtà detergente, a base di, se non erro, di riso, è che è scritto tutto in coreano e quindi comunque c'è anche la parte scritta in inglese, comunque è a base di riso, è una linea a base di riso questa, e sono dei prodotti che vanno ad illuminare la pelle e a schiarirla. Sono dei prodottini con cui in combo, che sto utilizzando in combo, con cui io mi trovo davvero molto bene. Il gel detergente, la crema detergente, scusate, la utilizzo con questo dispositivo in silicone che mi aiuta comunque a dare anche una leggera esfoliata alla pelle. È molto delicato perché comunque è in silicone, non è come le spazzoline con le setole, quelle penso siano un po' troppo aggressive, anche la più morbida che c'è secondo me può essere aggressiva. Con questo mi sto trovando davvero molto bene, metto il detergente sopra a questo dispositivo e lo passo con movimenti rotatori su tutto il viso e anche sul collo, sempre dal basso verso l'alto. In questo modo effettuo anche un massaggio alla mia pelle tonificandola. L'acqua la utilizzo comunque tiepida, e alla fine quando risciacquo, risciacquo un bel po' con l'acqua fredda per andare a chiudere i pori della pelle e andare a tonificare la mia pelle. L'olio lo metto sulla pelle asciutta
Lo uso sia quando sono truccata sia quando sono struccata, perché la doppia detersione la sera va fatta in ogni caso, secondo me. Farla di mattina non ha senso, di mattina utilizzo soltanto il gel detergente, la crema detergente, sempre con il dispositivo che vi ho mostrato poco fa. La sera, sia che io sono truccata sia che non sono truccata, utilizzo l'olio. Per struccarmi gli occhi però uso una cosa a parte, perché comunque con gli oli a struccarmi gli occhi io non mi trovo granché bene, e comunque ho letto, e anche una mia amica mi ha detto che una volta si è struccata con questo olio qua e non è stata una bella esperienza, quindi comunque io neanche ci provo, perché in ogni caso a me struccare gli occhi con l'olio dà fastidio. Perciò utilizzo uno struccante occhi, che appena finirà verrà sostituito dall'acqua micellare di Garnier, quella con il tappo rosa per pelli sensibili, perché è una delle mie acque micellari preferite. Ve l'ho mostrata su Instagram, se non mi seguite su Instagram mi raccomando fatelo, perché lì posto tantissime stories e tantissime foto. Comunque per il momento sto utilizzando questo struccante occhi delicato di Vivi Verde, con cui mi trovo molto bene, strucca efficacemente anche il trucco sintetico, non quello bio. Quello bio, vabbè, lo strucca la, che è una bellezza. Quello, diciamo, non bio lo strucca abbastanza bene, devo dire, quindi è uno struccante occhi con cui io mi sono sempre trovata molto 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 bene, che forse, mi pare, vi ho recensito sul canale, non lo so se trovo la review, perché comunque se ve l'ho fatta qualche anno fa, vi lascio il link in una scheda. È a base di camomilla ed estratto di iris, provenienti da agricoltura biologica. Essendo un cosmetico bio, è senza oli minerali, siliconi, coloranti e profumi sintetici, PEG e polimeri sintetici. Finita la detersione, quindi questi tre prodotti li utilizzo la sera, questo quando sono truccata naturalmente, altrimenti non lo uso, ovviamente lo struccante occhi, e poi questi due prodottini li utilizzo la sera in combo. Fatto questo, vado a mettere il tonico e per il momento sto utilizzando quello della Neutro Roberts, che ovviamente ho dimenticato in bagno e adesso non posso andare a prenderlo. Comunque, chi è che non conosce il tonico della Neutro Roberts, vi lascio magari la foto qua in una qua accanto, ed è un tonico molto ricco di tanti estratti di rose. Io lo adoro, è il mio tonico preferito in assoluto, e mi piace l'odore, mi piace il modo in cui mi lascia la pelle, perché me la rende bella luminosa, me la idrata, io mi ci trovo davvero bene. È un tonico che ho comprato sempre nel corso degli anni, lo uso praticamente da quando ho cominciato a fare la skincare, quando ero adolescente, uno dei primi tonici, credo che sia il primo tonico che io abbia mai usato. Poi magari nel corso degli anni ho usato anche altre cose, altri tonici, però questo è rimasto sempre per me un must have. L'ho abbandonato un pochino quando sono passata al bio anni fa, però poi ho ricominciato a comprarlo, perché comunque l'inci non è, gli ingredienti non è che, anche per chi usa il bio, gli ingredienti, se non sei troppo quadrata, gli ingredienti non sono comunque male di questo tonico. Comunque è un tonico super consigliato a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. Io lo passo anche sugli occhi, nel contorno, mi ci faccio a volte anche gli impacchi, non brucia assolutamente, a differenza di un tonico che ho utilizzato in passato e che bruciava come l'inferno. Insomma, veramente top. Quel tonico ovviamente lo utilizzo dopo la detersione, sia per la mattina che per la sera. Top. Passato il tonico, comincio ad usare un siero che cambia a seconda che sia mattina o sera. La mattina utilizzo l'acido ialuronico e per ora sto utilizzando il concentrato viso attivo della Biofidorelax, questo tempo non mi fa confondere con le parole, comunque questo qui. È quasi finito purtroppo, come potete vedere è quasi finito, è un siero biologico certificato, vegan, ed è un siero con cui io mi sto trovando veramente molto molto bene, è davvero ottimo.
La pelle risulta essere molto più rimpolpata, super idratata. Io ne passo 4 goccine, ne metto una in fronte, 2 sulle guance, una sul mento e poi anche sul collo. Lo massaggio per bene con movimenti che vanno dal basso verso l'alto fino a che non si è assorbito. E questo lo uso la mattina. La sera invece utilizzo sempre della Biofido Relax la vitamina C, rigenerante e antiossidante, è sempre uno dei concentrati attivi. Questa l'ho iniziata da poco, quindi è ancora piena. La utilizzo la sera perché ho paura che magari di giorno, se mi va il sole sulla pelle, mi posso macchiare, quindi anche perché per il momento, poi vi spiego, per il momento non sto usando la protezione solare, anche se devo ricomprarla. Comunque, a parte questo, questa vitamina C è davvero ottima. Da quando la utilizzo poi in combo con questi prodotti che vanno a schiarire la pelle, la mia pelle è molto più luminosa. Avevo una macchia qua che mi è quasi totalmente scomparsa. Una macchia penso dovuta ai miei bagni di sole passati, di quando ero molto più giovane e in cui non usavo, diciamo, protezioni solari molto alte. Devo dire che è un siero davvero ottimo. Di questo ne passo parecchio, ne passo qualche 3 gocce qui perché è molto liquido, è un siero molto molto liquido. 3 gocce qua, 3 gocce qua, insomma mi ci faccio il bagno con questo, devo essere sincera, ne uso parecchio perché è davvero molto liquido. E lo massaggio sempre con movimenti circolari, anche dal basso verso l'alto, fino al completo assorbimento. Questi due prodotti sono davvero top. Questo è un prodotto molto più corposo, più appiccicoso, questo invece è liquidissimo, si assorbe in men che non si dica ed ha un ottimo risultato. Una volta passati il siero, vado con il contorno occhi e per il momento sto utilizzando questo che vi ho anche recensito sul canale, vi lascio il link in una scheda, che è il contorno occhi all'acqua di rose. È antirughe, antiborse e antiocchiaie. Io non vi so dire se funziona sulle borse perché non ne soffro, ma sicuramente funziona sulle piccole rughette, sui segni di espressione, perché è davvero molto corposo, molto idratante. La scatolina è in vetro, è quasi finito, me lo devo pure ricomprare. È molto molto, comunque ve l'ho recensito, è abbastanza corposo come contorno occhi e mi piace veramente tanto, mi ci trovo veramente molto 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 bene. Infatti ne stavo utilizzando uno biologico, però non mi dava nessun tipo di risultato, quindi sono andata su Amazon e mi sono ripresa questo con cui già mi ero trovata bene. Questa sarà almeno la terza confezione che compro di questo contorno occhi, è davvero ottimo. Sulle occhiaie, insomma, non è che le faccia sparire, ma io penso che non esista un contorno occhi che faccia sparire le occhiaie. Comunque, in ogni caso, la pelle da quando lo uso è, perché è anche a base di collagene e caffeina, da quando lo uso è molto più soda, molto più rimpolpata, anche l'arcata sopraccigliare, che comunque con l'età tende ad abbassarsi, è molto più aperta, molto più soda, quindi è un top con cui io mi trovo bene. Questo ovviamente lo utilizzo mattina e sera dopo i sieri. Fatto questo, metto la crema idratante. Per il momento ne sto utilizzando una della Vivi Verde, con cui mi trovo davvero molto molto bene. È un'ottima crema ed è una crema per pelli sensibili con estratto di calendula ed estratto di malva, sempre di Vivi Verde. Ne uso un pump la mattina e un pump la sera. Io mi trovo molto bene con le confezioni che hanno questo erogatore, penso che sia davvero molto il più igienico del vasetto, e poi ne eroghi la quantità giusta, la quantità ideale, e mi ci trovo davvero molto bene con questa crema. La sera la addiziono ad un olio, non ne avrebbe granché bisogno perché è una crema molto corposa e abbastanza grassa, ci sto assai a farla assorbire, ma non mi dispiace assolutamente perché anche se io ho la pelle grassa, a parte che non mi ha dato nessun problema di impurità o di punti neri e via dicendo, e poi comunque anche se io ho la pelle grassa, soprattutto in inverno, comunque quando incomincia la stagione più fredda, la mia pelle non è più grassa come lo era un tempo e sicuramente non è grassa come lo è in estate, quindi io preferisco andare a sigillare tutta la mia skin care, soprattutto i sieri che sono molto più liquidi, con un prodotto un pochino più corposo. Quindi è una crema adatta a pelli sensibili, devo dire che è davvero ottima, ha una profumazione molto delicata,
e la sera l'addiziono ad un olio, e per ora sto continuando ad utilizzare l'olio della Florena. Olio elisir rigenerante con petali di elicriso bianco e olio di argan fermentato, una combo veramente ottima con cui mi trovo molto molto bene. La mattina mi ritrovo con una pelle super radiosa, super morbida e molto molto distesa. Quest'olio mi piace un sacco, ha dei petali all'interno come potete vedere. Ha una profumazione buonissima ed è un olio che ti va proprio ad illuminare la pelle, riducendo anche le rughe di espressione. Top! Questi due prodotti insieme mi sono piaciuti davvero davvero tanto. Comunque, quando non ho un olio come questo viso, vado ad utilizzare un olio vegetale e generalmente utilizzo quello di jojoba, perché è adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto a quelle grasse, perché ne va a regolarizzare la secrezione. Quindi la sera vado ad arricchire la mia crema, anche se non ne avrebbe granché bisogno, però la vado ad arricchire sempre con un olio, cosa che invece di mattina non faccio, a meno che la crema non sia molto leggera, ma non è il caso di questa qui di crema. Alla fine della skincare vado ovviamente anche ad idratare e nutrire le labbra utilizzando un burro cacao, e per ora sto utilizzando questo dei provenzali bio con argan, speciale per labbra secche e aride, ed ha un'azione nutriente davvero molto molto buono. Mi piace questo qua, è già il secondo che compro. Mi è piaciuto davvero tanto anche quello dei provenzali alla rosa moscheta, anche quello era molto buono, infatti penso che se lo trovo ricomprerò quello, perché mi ricordo, e ve l'ho anche recensito sul canale, vi lascio il link in una scheda, mi ricordo che mi aveva anche rimpolpato molto le labbra, davvero ottimo. Quello è uno dei burro cacao migliori che io abbia mai utilizzato. Quindi questa è la mia skincare routine serale e della mattina, a cui ovviamente durante la settimana va ad aggiungersi qualche step in più che mi va a regalare maggiore idratazione e nutrimento e un maggiore effetto anti-età. Due volte alla settimana io faccio una maschera barra scrub e utilizzo questa di Garnier. Per ora sto utilizzando questa al carbone 3 in 1 antipunti neri, detergente, maschera e scrub con carbone più acido salicilico. Spesso mi vedete sulle mie stories di Instagram con questa maschera messa in faccia, perché anche ieri ho fatto una stories in cui avevo questa, ho messo proprio le foto su Instagram con questa maschera. È una maschera veramente molto buona, la sto utilizzando da circa quasi un mese, due volte alla settimana sulla pelle, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo ad asciugare i brufoli che avevo e ad eliminare i punti neri che mi stavano venendo e ad illuminare la pelle, perché ovviamente l'acido salicilico, oltre ad essere straottimo per chi soffre di impurità per la pelle grassa e per l'acne, va anche ad esfoliare in maniera chimica la pelle. E quindi quando io mi vado a fare questa maschera, so che oltre a farmi la maschera sto anche esfoliando la pelle tenendolo in posa. Lo tengo in posa 5 minuti e lo faccio due volte alla settimana, e poi quando me lo vado a sciacquare vado un pochino a strofinare, perché ci sono dei microgranuli dentro, ma sono davvero molto molto piccoli. Vado a strofinare le zone soprattutto più grasse, come qua alla radice del naso, qua sulla fronte, qua sul mento, ma anche un po' nelle varie parti, ma in maniera molto leggera, perché la sua azione sfoliante la fa già quando lo tengo in posa, perché contiene acido salicilico. Devo dire che da quando lo uso la mia pelle è molto più luminosa, sembra anche che le rughe di espressione siano diminuite rispetto a prima, perché andando ad esfoliare profondamente la pelle si rigenera, e ci vai a passare anche magari degli attivi come l'acido ialuronico, la vitamina C, quindi comunque capirete che la pelle ne trae un grande grande giovamento. Comunque quando finirò questo utilizzerò questo sempre di Garnier, però questo qua è all'argilla e contiene sempre acido salicilico. Perché voglio prendere questo? Non perché questo non sia buono, semplicemente perché questo è poco pratico. Essendo totalmente nero, come potete vedere, io non vi lascio immaginare quello che combino in bagno ogni volta che me lo devo sciacquare, perché comunque anche sciacquarlo è abbastanza complicato, perché lo si deve sciacquare bene, altrimenti vedete nei pori dei piccoli puntini neri, quindi lo dovete sciacquare bene. È molto difficile da risciacquare questo
questo prodotto, e anche quando poi una volta risciacquato la pelle è veramente top, fantastica, super luminosa e tutto quanto, assolutamente. Però il bagno si combina un casino, quindi è più che altro una questione di comodità, non perché non sia buona questa maschera, perché è davvero ottima, mi ci sono trovata molto bene, ma già ho utilizzato anche questa, quindi so che anche questa è molto buona, anche perché l'unica differenza fra questa e questa è che non c'è la il carbone, perché questa è all'argilla, quindi va benissimo lo stesso per la mia pelle comunque grassa. Quindi questa è quasi finita, appena finisce questa userò questa, ma sono entrambe ottime e super consigliate per chi come me ha la pelle grassa con tendenza acneica o comunque con tendenza alle impurità e ai punti neri, soprattutto con questa stramaledetta mascherina che comunque peggiora la situazione di chi comunque è già predisposto. Una volta alla settimana faccio anche una maschera in tessuto. Ieri per esempio, dopo aver fatto questa maschera qua, sono andata a idratare e nutrire la mia pelle con una maschera in tessuto e ho utilizzato quella di Miscia all'aloe, che vi ho fatto vedere anche su Instagram. Per ora sto utilizzando le maschere di Miscia perché mio marito mi aveva regalato un pack preso su Amazon, vi lascio il link sotto se siete interessati per andarla ad acquistare, con tante maschere diverse, e mi sono rimaste le ultime tre maschere, perché comunque sono veramente ottime queste maschere. Mi è rimasta questa al riso, perché comunque i brand coreani sono veramente ottimi, mi è rimasta questa al ginseng rosso e questa alla perla. Quindi in queste tre settimane che verranno, perché di maschere in tessuto ne faccio una alla settimana, userò queste tre. Poi vabbè, quando le farò ve le mostrerò su Instagram come sempre, e di solito la faccio dopo aver fatto appunto l'esfoliazione barra maschera purificante, perché la pelle libera da tutte le impurità ed esfoliata in profondità non trarrà comunque un grande giovamento dalle maschere in tessuto, quindi mi piace farle insieme anche per non stressare troppo la pelle e fare trattamenti, diciamo, in più giorni. Mi piace farlo tutto insieme. Siccome appunto la faccio una volta alla settimana la maschera in tessuto, scelgo il giorno in cui faccio anche la maschera esfoliante barra purificante. E le maschere di Miscia sono strapiene di siero, anche ancora più piene. Avete presente le maschere della Garnier, che sono comunque già pienissime di siero? Queste lo sono ancora di più, proprio una cosa pazzesca. Quando io tiro fuori la maschera, il siero gocciola a terra, se non faccio attenzione faccio un casino, e ne rimane tantissimo anche qua dentro, che io vado a spremere, a passarmi sul collo, a metterne ancora sulla pelle, anche sulle mani. Insomma, sono veramente ottime, molto ricche di siero. Essendo che sono ricche di siero, quando io faccio queste maschere in tessuto o anche quella di Garnier non passo il siero, perché non voglio passare troppa roba. Nella skincare coreana mettono il siero e poi fanno una maschera in tessuto dove c'è sempre il siero. A me sembra un'esagerazione, soprattutto sulla mia pelle che comunque è grassa. Quindi quando faccio questa maschera in tessuto il siero non lo metto, cioè non uso questi ovviamente quando faccio la maschera in tessuto. E infatti ieri sera non ho utilizzato la vitamina C, perché la sera utilizzo la vitamina C. Io la maschera in tessuto solitamente la faccio nella skincare serale, e anche le maschere di pulizia io preferisco farle nella skincare serale per togliere tutto lo sporco e l'inquinamento depositato sulla pelle durante il corso del giorno. Questi trattamenti io li faccio generalmente nella mia night skincare routine, e quindi quando faccio la maschera in tessuto, che comunque è ricca di siero, mi sembra un'esagerazione andare a passare un altro siero. Quindi poi, una volta fatta la maschera in tessuto, vado ad utilizzare il contorno occhi e la crema idratante, in cui non aggiungo neanche l'olio, perché comunque appunto ho fatto una maschera in tessuto, mi sono nutrita e idratata la pelle in abbondanza, e quindi mi sembra anche esagerato utilizzare l'olio all'interno della crema, anche perché ripeto che questa crema non ne ha assolutamente bisogno, lo faccio io perché comunque mi piace andare ad usare una cosa molto molto corposa la sera per andare a sigillare tutta la skincare routine e risvegliarmi con una pelle super luminosa. Come direbbero in Corea, chok chok, bella umida, e quindi ecco, aggiungo l'olio anche laddove non ci sarebbe bisogno di aggiungerlo la sera. Dopodiché, due volte alla settimana, ma non quando faccio i trattamenti di pulizia, utilizzo questo dispositivo, che in passato utilizzavo tutti i giorni, ma che poi per mantenimento adesso utilizzo un paio di volte alla settimana. Di questo dispositivo vi ho fatto la recensione e vi lascio il link in una scheda, ve l'ho fatta qualche settimana fa, e lo utilizzo in combo con il gel d'aloe, perché questo è un dispositivo che appunto conduce
elettricità per risvegliare i muscoli e lo uso quindi con un gel, perché va utilizzato o con un gel o con un siero, però siccome appunto il trattamento dura 10 minuti e si dovrebbe mettere una quantità assurda di siero in faccia che finirebbe in 2 giorni praticamente in 2 applicazioni, preferisco utilizzare il gel d'aloe, me lo passo sul viso in abbondanza come se andassi a fare una maschera e poi mi passo questo dispositivo che ha varie luci, ma vi ho parlato di questo dispositivo nel video, quindi se volete andare a vederlo vi lascio il link in una scheda. Ha varie luci, ogni luce corrisponde comunque a un trattamento per la pelle. Io ha 5 luci, 5 led, io ne uso 2 minuti a luce, così le uso tutte quante ed è un dispositivo che mi ha dato dei grandissimi risultati di cui vi ho parlato in quel video, quindi andatelo a guardare. Ok, vi ho detto tutto quanto, cosa vi posso dire in più? A volte faccio un impacco, ecco, questa è un'altra cosa che faccio, spesso quando faccio la maschera questa qua, però non quando faccio la maschera in tessuto. Nel giorno in cui faccio soltanto questa maschera, mentre faccio questa maschera, prima di applicarla, metto nel contorno occhi la Nivea crema, faccio un impacco, un super mega impacco con la Nivea crema, quella proprio che si utilizza per le mani, nel contorno occhi e mi ci trovo stra bene, perché una volta che poi risciacquo il contorno occhi è liscio, levigato, senza neanche un segno, anche molto più di quando utilizzo questa. Però siccome appunto la Nivea crema è piena di paraffina, non voglio sulla mia pelle utilizzare troppo spesso un prodotto a base di paraffina, perché ho paura che possa poi darmi delle imperfezioni. E quindi lo utilizzo come impacco settimanale, una volta alla settimana, quando faccio questa maschera qua. E poi una cosa che faccio sempre, ogni volta che faccio la maschera, anche quando faccio quella in tessuto, è mettere l'olio di ricino, un ciglia e sopracciglia come impacco in quei 5 minuti che tengo questa maschera. E poi me la vado a risciacquare e via dicendo. Usato in questo modo l'olio di ricino non mi dà alcun problema, perché quel siero è finito e quindi l'ho buttato, il siero che vi ho recensito qualche tempo fa della saponaria, con cui mi sono trovata benissimo. Vi lascio il link in una scheda o il link sotto se mi sono finite le schede, perché ve l'ho recensito qualche settimana fa, con quello mi sono trovata benissimo, non mi dava problemi, lo potevo usare tutti i giorni. Però mi è finito e siccome l'olio di ricino è altrettanto buono, se non anche migliore, per ciglia e sopracciglia, quindi mi dà comunque dei buoni risultati anche utilizzandolo un paio di volte alla settimana e non mi dà nessun problema, perché lo vado a risciacquare, lo tengo poco e nonostante il tempo di posa ridotto 5 minuti, io vedo comunque che le mie ciglia e le sopracciglia sono molto più forti, molto più rinforzate. Quindi super consigliato l'olio di ricino per ciglia e sopracciglia e per i capelli anche, perché comunque è un ottimo olio che va a rinforzare il capello, soprattutto applicato in cute. Ok, mi pare che adesso vi ho detto davvero tutto, questo video penso che sarà durato un'eternità, mi dispiace, ma io uso tantissimi prodotti, poi magari più avanti, perché poi sicuramente sostituirò questi prodotti, perché non appena mi finiscono questi due, ho già pronto il gel detergente che vi ho fatto vedere su Instagram di Garnier all'acido salicilico, che è soltanto gel detergente, quello proprio con il coso che si spreme come se fosse un sapone. E quando mi finisce quest'olio non so se provare quello della Nivea, sono curiosa, perché comunque io preferisco fare la doppia detersione la sera, soprattutto se utilizzo una crema solare. Ah ecco, la mattina io generalmente, prima che mi spuntassero 100 miliardi di imperfezioni, usavo la crema solare sempre prima del trucco. Però poi ho smesso di usarla perché mi sono riempita di imperfezioni e perché la crema che ho utilizzato quest'estate, la Clinians, mi ha dato comunque degli sfoghi. Me li ha peggiorati, quindi non la voglio passare sulla mia pelle quella crema, voglio andare a prendere, perché penso non sia proprio adatta, nonostante sia una crema per il viso solare 50+, non credo sia adatta al mio tipo di pelle, penso sia troppo grassa. E quindi voglio prenderne una molto leggera, ne ho vista una della Garnier, molto leggera, 50+, penso che mi comprerò quella, perché è adatta al mio tipo di pelle, voglio passare una cosa adatta al mio tipo di pelle, perché comunque le creme solari, se non fai attenzione, ti occludono i pori e dovendolo utilizzare tutti i giorni anche sotto il make up, preferisco utilizzarne una molto molto leggera che mi va a proteggere la pelle ma senza soffocarla. Anche perché poi magari vai a mettere pure la mascherina e quindi ricomincio da capo, e onestamente io con i brufoli ho già dato, direi. Ok,
Ora vi ho detto veramente tutto, non credo di essermi dimenticata niente, quindi se questo video vi è stato utile, se utilizzate qualcuno di questi prodotti scrivetemelo sotto. Vi mando un bacio, e se il video vi è stato utile mi raccomando condividetelo, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram che è il social che uso di più. Ciao ciao, e al prossimo video, ciao!